iniziare ad insegnarla, quando il cervello del bambino è più plastico per accettarla e farla propria. Esatto, proprio la parola che a me piace di più, ossia plastico. Perché? Perché il nostro cervello effettivamente quando nasciamo è molto malleabile e di conseguenza si adatta molto di più a tutte quelle che sono le novità. È molto recettivo, come se fosse una spugna che deve assorbire tutte le informazioni. Di conseguenza va da sé che più la spugna è pronta ad assorbire e più effettivamente recepirà le nuove informazioni. Quindi più il bambino è piccolo e meglio è per l'acquisizione di diverse lingue, ma addirittura ti dirò di più, è meglio iniziare ancora prima della nascita del bambino, addirittura quando al quinto mese di gestazione la mamma effettivamente ha il bambino nella sua pancia, ma il bambino ha già un sistema uditivo che è in grado di captare e sentire le diverse lingue parlate attorno a sé. Quindi prima Wow! iniziamo, meglio è. Ovviamente, se abbiamo bambini di diverse età, non è che mano a mano che crescono non possono più imparare nessuna lingua. Ricordiamo che appunto tu poc'anzi hai detto adesso voglio imparare una terza lingua, assolutamente puoi farlo, assolutamente, però il nostro cervello, non essendo più bambini da un po', è un po' meno plastico, te lo devo dire. E quindi di conseguenza che cosa succede? Che il nostro cervello comunque può acquisire nuove Certo. informazioni, ma fa un pochino più fatica, quindi mano a mano che cresciamo, in particolare dopo gli 8 anni, diventa sempre più difficile acquisire delle lingue in maniera naturale, senza sforzi.